Pacifico, una sconfitta casalinga dopo che però in campionato avevate vinto a Massa. La tua squadra ha lottato come al solito, avete, io credo, anche a tratti giocato un calcio discreto, ovviamente con la tara delle dimensioni del campo, però questa volta la Massese non si è fatta superare. No, complimenti alla Massese perché ha fatto veramente una partita gagliarda, una partita tosta, una partita come mi aspettavo. E quindi onore alla Massese perché è riuscita a farci 3 gol. Noi siamo stati un po' ingenui negli episodi di tutti e 3 gol, però nel calcio succede, era una partita di coppa. Sia noi che loro avevamo dato spazio un po' ai giocatori che avevano meno minutaggio. Va bene, dobbiamo andare avanti. E per quanto riguarda il River Pieve, ci dispiace non proseguire il percorso in Coppa. L'anno scorso ci aveva regalato diverse soddisfazioni, eravamo arrivati in semifinale. Pazienza, ora ci concentreremo sul campionato e nulla, niente. Complimenti alla Massese. Campionato che mi sembra, insomma, si sta mostrando un pochettino come quello dello scorso anno. Mi sembra che per voi i mesi estivi non siano passati, mi sembra che la tua squadra si stia sempre comportando bene come la scorsa stagione. Sì, no, noi siamo questi con tutte le i pro e contro. Chiaro che nelle ultime 2 partite casalinghe meritavamo qualcosina in più, gli episodi anche lì ci hanno condannato, qualche scelta insomma anche arbitrale non è stata a noi favorevole, ma nulla, noi abbiamo entusiasmo, vogliamo far bene, vogliamo stare in una parte di classifica tranquilla, noi lavoriamo per quello. L'obiettivo di River Pieve è questo, togliere soddisfazione, valorizzare qualche ragazzo giovane se è possibile, come è stato l'anno scorso, e nulla, e insomma, divertirci. Benissimo, grazie e in bocca al lupo.